Via Durano, via Vicidomini, via Fiuminale sono alcune delle strade interessate da lavori di manutenzione programmati dall'amministrazione Torquato a Nocera Inferiore. Altre arterie saranno interessate dai lavori di asfaltatura. Questi interventi hanno carattere manutentivo straordinario e di ristrutturazione delle strade in zone nevralgiche della città, nonostante in periferia, sottoposte a traffico intenso a causa di usura del manto stradale. Questi lavori ci voleva perché comunque le periferie delle volte vengono sempre poco attenzionate. Questa amministrazione sta cercando di dare la giusta dignità, perché dalle periferie molte volte abbiamo anche dei sensi civici, ci sono dei cittadini che si attrezzano proprio loro, anche con questo problema un po' delle discariche. Quindi veramente, si attrezzano per pulire? Si attrezzano non solo per pulire, perché siccome ci sono delle situazioni, diciamo, dove ci sono meno abitazioni, anche attrezzandosi a mettere le proprie telecamere. Noi, per quanto riguarda le telecamere, come amministrazione è partita già l'installazione di 33 telecamere. Chiediamo anche una buona collaborazione da parte dei cittadini, perché se vogliamo cambiare le cose deve partire anche dal senso civico nostro. Siamo partiti con via Durano, via Vicidomini e via Fiuminale, ce ne sono altre tre in cantiere. Naturalmente non sono più strade periferiche, perché comunque ci passano migliaia e migliaia di macchine, quindi è una zona molto, diciamo, abitata e frequentata dal settore agricoltura, contadini, e oggi attualmente sono delle statali. Stiamo lavorando anche per vedere un po' le norme con il comandante per il nome del codice della strada, per mettere anche dei dossi, però anche là deve prevalere il buon senso.